Dopo gli anni 50, a partire dalla Francia, sono nate molte realtà che hanno cercato di valorizzare tutte le componenti della vita familiare, dalla componente affettiva, sessuale, alla comunione, alla generazione dei figli. Ma noi siamo restati troppo sul versante di trattare la famiglia come un oggetto della cura pastorale. Invece nel quotidiano la famiglia in quanto famiglia, fatta di papà, di mamma, nonno, nonna, figli, nipoti, zii, amici, vicini, deve affrontare tutte le circostanze della vita, favorevoli o sfavorevoli, tutti i rapporti alla luce della visione cristiana. Questo garantisce al cristianesimo l'incarnazione, che è il motivo per cui Gesù è venuto, per essere via, verità e vita. Se perdiamo questa densità, quello che Paolo VI già definiva la rottura tra la fede e la vita è destinata a crescere, e l'umanità di oggi non vede più la bellezza, la bontà e la verità di seguire Gesù per essere felici e pienamente umani.